Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi faccio vedere gli altri accessori utili per l'utilizzo quotidiano della nostra mano. In questo caso parliamo di una dashcam, ma una dashcam rivoluzionaria, non una di quelle dashcam tradizionali che messa vicino allo specchietto ha la sua funzione di registrare nel momento in cui la macchina è in moto, comunque in movimento. Questa dashcam qua è totalmente rivoluzionaria ed è l'unica sul mercato adesso che ci permette di fare queste cose qua. Ho scelto questa qua proprio per la diversità da tutte le altre dashcam che ci sono in commercio. Questa qua, oltre sì, comunque ad avere la sua funzionalità di dashcam che registra tutto quello che succede in movimento tramite altri accessori dedicati e collegati a questa dashcam qua, è possibile anche avere la funzione di GPS della macchina in questo caso, o anche registrare anche da remoto, anche se la macchina è ferma in un parcheggio, e avere la funzione di allerta degli urti che succedono alla macchina e di vedere ciò che succede alla macchina in modalità remoto. Cioè nel momento in cui la macchina sta parcheggiata in un parcheggio, noi dal nostro telefonino possiamo andare a vedere tutto ciò che succede, non solo frontalmente alla macchina, ma essendo che questa camera gira a 360 gradi, è possibile anche vedere tutto ciò che succede intorno alla macchina. Non solo ciò che succede frontalmente alla macchina, ma anche quello che succede ai lati e anche dietro. Stesso tramite questa camera qua, e quindi ha una vista a 360 gradi, e in più rileva e registra tutti i movimenti che succedono intorno alla macchina quando la macchina è ferma in un parcheggio. È possibile tramite accessori dotarla di GPS e di funzione ADAS, cioè assistenti alla guida. E poi tutto questo lo faccio vedere una volta che la montiamo giù, vi faccio vedere come funzionano tutte queste funzionalità che ha questa camera. In più ha una supervisione notturna che registra anche la notte, anche con scarsa luminosità. Registra in Full HD in 1080p e in più è dotata anche di controllo vocale, che ci diamo delle funzioni alla cam. E poi dopo, quando andiamo giù e la montiamo, facciamo tutte queste funzionalità che ha la dashcam. E in più ha tantissime altre funzioni, che adesso prima apriamo il pack e faccio vedere cosa c'è all'interno di questo pack e come è fatta la dashcam, che rispetto alle altre è veramente tanta roba. Vediamo dove l'abbiamo comprato, comunque dove si compra, e come sempre all'interno della descrizione di questo video metterò sia il sito ufficiale sia il link diretto per l'acquisto di questa dashcam. Adesso apriamo il pacco, vediamo dove si compra e andiamo giù e andiamo a montare. Ok ragazzi, e questa qua è la nostra dashcam. Questo qua è il pacco dove contiene la nostra dashcam. Adesso lo apriamo e vediamo all'interno cosa ci troviamo. In più, come potete vedere, c'è anche quest'altro piccolo pacco, e dopo vi spiegherò cosa contiene e a cosa serve. Apriamo la nostra dashcam e questo qua è quello che ci troviamo all'interno della confezione. La nostra dashcam e cavi di alimentazione per quanto riguarda il collegamento della dashcam alla nostra macchina e libretto di uso e manutenzione. Adesso apriamo tutto e vi faccio vedere che cosa contiene. Questa qua è la nostra dashcam, eccola qua, ci togliamo le pellicole. Questa qua è la camera di registrazione, come potete vedere già dal video. Invece questo qua è un piccolo display dove ci esce il nostro assistente virtuale che ci aiuta alla guida, sia per quanto riguarda la registrazione, sia per quanto riguarda con gli assistenti degli ADAS. Adesso vi faccio vedere un po' com'è fatta la camera e poi per queste funzionalità qua scendiamo giù, la colleghiamo alla macchina e vi faccio vedere come funziona il tutto. Qua sopra qua c'è un bioadesivo che serve per applicare la dashcam sotto al vetro. Se non prima bisogna mettere una pellicola trasparente che troviamo sia dentro al manuale, che adesso vi faccio vedere, per poter far sì che la camera aderisca bene al nostro vetro. E all'interno di questo qua del manuale troviamo questa pellicola qua, vedete, ne troviamo due, laddove vogliamo metterla in più macchina o cambiamo macchina. Prima bisogna andare a mettere questa pellicola qua sotto al vetro, pulendo bene il vetro, applichiamo questa pellicola qua e poi questa camera la andiamo a porre giusto in mezzo a questo cerchio che vedete all'interno, come potete vedere, di questa pellicola. Quindi applichiamo questa al vetro e andiamo a metterla nella nostra dashcam. In più è possibile, laddove cambia l'inclinazione del nostro vetro, a far sì che tramite questo, faccio vedere,
questa funzione qua possiamo andare a modificare l'inclinazione della nostra dashcam, vedete? Poi all'interno ci troviamo anche un altro biadesivo, laddove dobbiamo andare a cambiare questo biadesivo qua di riserva, e ci troviamo il nostro manuale. Attualmente è tutto comunque in inglese e in altre lingue, ma attualmente ancora non c'è in italiano, né all'interno del manuale né all'interno dell'applicazione stessa del telefonino, che però sicuramente faranno qualche aggiornamento e introdurranno anche la lingua italiana. Detto ciò, riponiamo tutto qua e vediamo che altro c'è all'interno della confezione. Quindi, come ho detto, camera, manualetto, e invece dentro qua vediamo che altro ci sta. Lo andiamo ad aprire. Ci troviamo, come potete vedere, un caricabatterie, una leva per poter aiutarci a passare i fili, e questo qua è il filo, comunque abbastanza lungo, USB da una parte e l'altra USB-C, per poter andare a collegare l'USB tradizionale al nostro caricabatterie, e quest'altro qua invece andarlo a collegare USB-C alla nostra dashcam, in questo lato qua, vedete? Ok, questo qua diciamo che è un collegamento tradizionale per andare a collegare tramite la porta USB, tramite il caricabatterie e la nostra dashcam. Invece all'interno di questa confezione qua abbiamo direttamente, adesso vi faccio vedere, apriamo il pacco, eccolo qua da questa parte, qua abbiamo direttamente il connettore USB di tipo C che va collegato qua vicino qua, e invece dall'altra parte, invece di avere l'USB come questo qua tradizionale, abbiamo il collegamento direttamente alla macchina. Vedete che il rosso va collegato al positivo della nostra macchina, quindi devo farvi un esempio, anche alla batteria o anche a un cavo di alimentazione. Il nero invece va collegato al negativo, quindi anche alla massa tranquillamente della batteria, e questo qua invece va collegato sotto la chiave di accensione, diciamo sotto il sottoquadro, per farvi capire, della nostra macchina, che laddove andiamo ad accendere la macchina viene dato il segnale alla nostra dashcam, e quindi si accende la nostra dashcam per registrare tutti i nostri movimenti. Io all'interno della macchina, anche solo per farvi vedere come funziona, utilizzerò questo qua per il momento, così per farvi vedere come funziona la dashcam. Poi andrò a montare questo kit qua e vi faccio vedere come si installa, che comunque è abbastanza semplice, sono tre fili, e come poi utilizzare questi cavi qua. Comunque è semplice, basta questo qua collegarlo al positivo, il rosso, il nero collegarlo al negativo o anche a al telaio della macchina tramite qualche vite che va a massa, e questo qua andare a individuare questo collegamento qua, perché basta andare a vedere anche su un qualsiasi fusibile, laddove c'è alimentazione questo qua può essere collegato a quel fusibile dove ci dà alimentazione per dare il segnale alla nostra dashcam. Ad ogni modo, dopo vi faccio vedere anche come si installa questo tipo di cavo qua. Posiamo tutto e adesso vi faccio vedere una cosa proprio della dashcam. Mettiamo tutto di parte. Ok ragazzi, ho tolto tutto da mezzo, adesso vi faccio vedere un po' qualche piccola funzionalità della nostra dashcam. Vi posso assicurare che è veramente molto pesante, e questo è sinonimo di buona fattura, ed è veramente molto bella già anche da vedere. Adesso che facciamo? L'alimentiamo e vi faccio vedere alcune delle sue funzionalità della nostra dashcam. Tramite un power bank esterno e un cavo di tipo C andiamo a collegare. In automatico, nel momento in cui la vado a collegare, dopo qualche secondo si accende la camera. Guardate, ecco qua, 70 May, fa il check della camera e si attiva l'assistente, vedete, virtuale della camera. Come potete vedere, vedete, già sta registrando, vedete, e tramite un'applicazione sul nostro telefonino è possibile anche far ruotare la camera. Eccola qua, guardate, vedete, con questi tastini quello di sotto accende e spegne la camera, e con questi assisti qua si va all'interno del menu, vedete, per attivare delle funzioni in più della camera. Con questo tasto lo spegnete, e sempre con questo tasto, cliccandolo per 3 secondi, andiamo ad accendere la camera, vedete,
Poi in base a come la mettete, faccio un esempio, adesso è rivolta verso il basso, vedete, anche il biadesivo è verso il basso, quindi è in questa maniera qua, vedete, anche l'assistente della camera, vedete, è in questa maniera qua. Per girare lo schermino e nel momento in cui lo andiamo ad applicare al vetro, basta in automatico tenerlo girato, accendiamo nuovamente la camera e in automatico si gira da solo lo schermino, guardate, vedete? Fa sempre il check della camera e in questo caso, come potete vedere, si è girata anche la grafica dell'assistente vocale, guardate, vedete? Adesso sta rilevando dei movimenti perché comunque ci sto io dietro e sta facendo dei movimenti e ha salvato già il movimento, diciamo, dell'urto che ha avuto alla camera, guardate, vedete? Alla camera, vedete? Questa fase qua, e vi faccio un esempio, come un urto che succede alla macchina quando la macchina è ferma. Adesso che facciamo? Prendiamo il nostro telefonino e lo andiamo a collegare al nostro dispositivo. Quindi la mettiamo un attimo qua, la camera. Ok, accendiamo il nostro tablet. In questo caso io l'applicazione già l'ho scaricata solamente per fare una cosa molto più breve e più veloce. Ad ogni modo andiamo nel nostro Play Store e scriviamo 7 My Dashcam. E in automatico giustamente ci trovo l'applicazione, è questa qua, 70 May Dashcam. Clicchiamo su installa e dopo clicchiamo su apri. Ok, questa qua è l'applicazione. Dobbiamo fare una piccola registrazione come sempre sulla nostra applicazione. In questo caso con la dashcam accesa andiamo ad aggiungere il nostro dispositivo cliccando su più. In questo caso già trovo, vedete, la nostra dashcam, eccola qua. Ok, una volta trovata ci clicchiamo sopra e in automatico parte, vedete, l'accoppiamento del nostro telefonino alla nostra dashcam. In questo caso seguiamo anche le indicazioni che ci dà la nostra dashcam, ci dice che dobbiamo cliccare il tastino qua di lato, ci clicchiamo, ecco qua, vedete. E adesso parte, diciamo, l'accoppiamento vero e proprio della dashcam al nostro dispositivo. Come potete vedere, vesti di una bellissima grafica. Clicchiamo su start e adesso viene, ed ecco qua l'accoppiamento, vedete? Adesso accoppiamento avvenuto, andiamo su connessione del dispositivo alla nostra dashcam e ci dice di andare ad attivare la wifi sulla nostra dashcam, quindi con queste freccettine, eccola qua, andiamo su wifi, eccola qua, il wifi in questo caso già è attiva, quindi andiamo a fare la ricerca del wifi della dashcam, eccola qua, 70 mail, la password è questa qua che c'è scritto sotto stesso la rete wifi, e cioè 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Connetti, attendiamo qualche secondo, giustamente adesso ci dirà che la connessione è attiva ma non c'è internet, guardate, ecco qua, internet non disponibile. Andiamo nuovamente sull'applicazione, connettiamo, confermiamo l'applicazione ed ecco qua. Ad ogni modo ce la ricordo anche qua sotto qua la password della connessione. E questa qua è la nostra dashcam, è tutto ciò che vedi davanti alla dashcam. Adesso ci passiamo la mano, come potete vedere registra tutto, vedete? In questo caso con le freccette possiamo spostarci a sinistra o viceversa a destra. Vedete? E si gira anche la dashcam, eccola qua. Tramite questo tasto possiamo fare una foto. Tramite questo tasto possiamo vedere l'album delle foto che abbiamo fatto. E tramite questo qua fa un check, vedete, di tutta la nostra camera. Ok ragazzi, detto ciò, sembra avervi detto tutto. Usciamo dall'applicazione. Adesso vi faccio vedere dove l'ho comprata. E poi scendiamo giù e andiamo a installare in macchina. Venite con me.
Ed ecco qua ragazzi, il sito dove poter acquistare questa dashcam è il sito ufficiale 70may.com o comunque ad ogni modo 70may.com. Ad ogni modo all'interno della descrizione di questo video, come sempre, metterò sia il link ufficiale dello store e sia il link ufficiale stesso di questa camera. Basta andare a scorrere la descrizione di questo video e troverete tutti i link associati a questa bellissima camera. Ad ogni modo è semplicissimo anche trovare il sito, basta andare su Google, scrivere 70may.com. Il primo sito che ci dà è quello ufficiale della camera, eccolo qua, questo qua, 70may.com. Una volta qui andate in dashcam e troverete la nostra camera. Di questo modello qua faranno due diversi colori, la nera come questa che sto utilizzando io e la rossa in Unlimited Edition. Tutte e due hanno gli stessi software, quindi le stesse funzioni. Come potete vedere hanno il rilevamento automatico degli urti o comunque delle persone, registra tutto quello che succede attorno alla macchina se qualcuno urta la nostra macchina, ci sono diversi aiuti anche alla guida tramite gli ADAS virtuali sulla nostra dashcam e così tante altre funzioni utili per l'utilizzo di questa camera. Questa dashcam è coperta di 2 anni di garanzia. Laddove volete acquistare questo prodotto basta cliccare su aggiungi al carrello e il gioco è fatto. È possibile averla in diversi modelli: nera 128 giga, nera 64 giga e nera 32 giga. In più c'è anche questa qua che vi dicevo, bianca e rossa, questa qua Limited Edition, rossa e bianco 64 giga e rossa e bianco 128 giga. Come potete vedere ha una differenza già nettamente visiva. Ad ogni modo questa è un'immagine, ma poi la proveremo anche su strada, di una standard camera in visione notturno e della nostra Omni Dashcam, e in più registra fino a 60 fotogrammi al secondo. Ha degli effetti già anche visivi che ci aiutano alla guida di tutti i giorni, ci dice la distanza di un veicolo anteriore, ci indica la mappa, ci indica la velocità e così tante altre funzioni che ci possono essere utili durante la guida. Come vi dicevo, all'interno della confezione ci troviamo la nostra Omni Dashcam, troviamo il cavo e la presa di alimentazione della nostra dashcam, troviamo il libretto di uso e manutenzione, troviamo questa leva per aiutarci a passare i fili, troviamo un ricambio di biadesivo all'interno sempre della confezione e questo apposito, in verità ci sono due appositi supporti per andare a montare la dashcam a vetro. Ok ragazzi, detto ciò scendiamo giù e andiamola a montare. Venite con me. Ok ragazzi, allora eccoci qua vicino alla macchina, adesso la montiamo e vediamo le sue applicazioni, come poterla utilizzare al meglio. Venite con me. Ok ragazzi, adesso non ci resta nient'altro che prendere la dashcam dal suo pacco, eccola qua, e troviamo un giusto posto con un giusto posizionamento dove andarla a installare. In questo caso rendiamoci sempre conto che nel momento in cui la installiamo anche da questo lato dobbiamo stare attenti a non ci dà fastidio né, vedete come potete vedere, al parasole e né allo specchietto. Io in questo caso però la dovete installare sul lato destro, perché è consigliabile ad ogni modo installarla sul lato destro, anche perché la camera fa quasi un giro completo, mettendola a destra fa sì che la camera, questa sotto, gira quasi del tutto, vedete, anche fino a questo punto qua, così da permettere non solo di vedere, diciamo, il lato anteriore della camera, ma anche ciò che è all'interno e attorno alla macchina. Quindi adesso la installiamo da questa parte qua, vi faccio vedere come installarla e come andarla a installare nel miglior modo possibile. Allora, per l'installazione della dashcam in questa posizione qua, come vi feci vedere già l'altra volta, all'interno dello scatolo ci troviamo questa base, questa qua, di pellicola da applicarla in questa posizione qua. Però io questa volta sceglierò di non andare ad applicare questa pellicola qua, solamente perché laddove comunque la vado a mettere qua, questi puntini, che succede? Che fanno entrare aria all'interno di questa pellicola e non la fanno aderire perfettamente, perché la pellicola va messa in questa posizione qua dove non c'è niente sotto. Però io se la vado a mettere qua la pellicola, e quindi anche la dashcam in questa posizione qua, potrebbe darmi fastidio al parasole, vedete? Quindi che faccio? Non la metto la pellicola dentro, la metto la dashcam in questa posizione qua, così che non mi dà né fastidio allo specchietto retrovisore
e ne al parasole. Per andarla ad installare è semplicissimo. La prima cosa che vi consiglio di fare è quella di andare a pulire la superficie, comunque la parte interessata all'applicazione della dashcam, in questa maniera qua. Una volta pulita bene la superficie, vediamo il giusto posizionamento della dashcam. Rendiamoci sempre conto che possiamo andarla ad inclinare in questa maniera qua in avanti in base all'inclinazione del vetro, vedete come a noi interessa. Ma una volta montata non possiamo andare più a girare, quindi troviamo la giusta posizione in cui poter andare ad applicare nella maniera più corretta, più precisa e dritta possibile. Anche perché laddove andiamo ad accendere la dashcam, la camera fa il suo check della camera, ma il punto, diciamo, quello di visuale è sempre questo qua centrale, come in questa posizione qua. Quindi troviamo un giusto posizionamento della dashcam e poi togliamo la pellicola e la andiamo ad applicare. Quindi eseguiamo questo tipo di lavoro qua. Però prima che voglio fare? Voglio andare ad accenderla così che la dashcam fa tutto il suo check, si riposiziona lei sola in automatico centralmente e poi vado a togliere la pellicola per andarla ad applicare. Prendiamo un cavo USB, lo mettiamo alla dashcam, come possiamo vedere tra qualche secondo si accenderà. Eccola qua, si è accesa, fa il check come potete vedere della camera, sia a destra e sia a sinistra, ed eccola qua adesso accesa. Adesso che facciamo? Una volta in posizione dritta della visuale, togliamo la pellicola, troviamo la giusta inclinazione che a noi serve e la andiamo ad applicare. Prima ad ogni modo di applicarla assicuriamoci bene che non urta da nessuna parte, né vicino al parasole come in questo caso, né vicino allo specchietto retrovisore, e poi la montiamo. Eccola qua, sembra messa nella giusta posizione così che non ci dà fastidio nemmeno allo specchietto retrovisore che non ci urta vicino. Adesso una volta fatto ciò la possiamo anche smontare, perché la si toglie dal suo innesto. Eccola qua, e andiamo ad applicare bene bene la base di sotto in questa maniera qua. Una volta assicurato che la base sia ferma in posizione, la andiamo a reinstallare in questa maniera qua e la camera è installata. Ok, adesso abbiamo installata la dashcam. Come potete vedere non urta né vicino allo specchietto retrovisore e né vicino al parasole, non ci dà fastidio in entrambi i lati. In questo caso la possiamo già anche utilizzare. Solo per il momento utilizzerò questo cavo, diciamo volante, che è collegato alla presa scindisigari della mia macchina, solamente per utilizzarla. Per il momento, come state vedendo, sto usando questo cavo volante, ma solamente per il momento per utilizzare l'applicazione, per vedere come funziona. Una volta fatto ciò utilizzerò il suo cavo originale, che da qua lo farò passare al attraverso, diciamo, sotto la moquette, e l'andrò a collegare sulla porta fusibile che c'è di lato. E bisogna fare i tre collegamenti di negativo, positivo e di accensione del quadro, che poi questo pure ve lo faccio vedere. Come potete vedere adesso la dashcam è in posizione già di funzionamento. Adesso ci facciamo un giro, apriamo l'applicazione e vediamo come funziona. Ed eccoci qua, installata la dashcam, adesso è operativa, adesso è accesa ed è pronta per funzionare. In questo caso a noi che ci serve per farvi vedere un po' tutte le funzionalità di questa macchina? L'applicazione dal nostro smartphone. In questo caso io utilizzo il mio tablet per una comodità e anche per far vedere l'immagine più grande. Quindi che facciamo? Apriamo l'applicazione e andiamo a connettere il nostro tablet, in questo caso, alla nostra dashcam premendo questo tasto qua. Se non prima stesso la nostra dashcam, andiamo qua con le freccette verso l'alto dove c'è scritto Wi-Fi. Adesso, come potete vedere, è spinta. Clicchiamo il tasto di sopra per lanciare, diciamo, per attivare il wifi, e stesso anche l'applicazione facciamo la stessa cosa. Ci clicchiamo sopra e adesso in questo caso fa la ricerca della dashcam e il collegamento. Eccolo qua, il collegamento avvenuto comunque anche subito istantaneamente. E già potete vedere già che visuale abbiamo, testo della nostra dashcam. Ed è proprio quello che stiamo vedendo in questo caso. Come potete vedere, in questo caso vediamo quello che vediamo dalla nostra dashcam. E questa è la funzionalità di base. Come potete vedere già dall'immagine del nostro tablet, i colori sono perfettamente, anzi molto più vivi e realistici già dal nostro video. Vedete? In più già sta registrando, come potete vedere qui in alto a sinistra sta registrando. Ci dà la data qui sotto qua e anche l'orario, quindi ci dà giorno, mese, anno,
ore, minuti e secondi di quello che sta avvenendo adesso. Ci dà le coordinate di dove ci troviamo e ci dà anche la velocità, che adesso proviamo tutte queste funzionalità qua. Adesso mettiamo un po' questa visuale qua, che è quella che sta avvenendo adesso fuori, come potete vedere. Ok, quindi adesso camminiamo e vediamo un po' i dettagli che ci dà questa applicazione qua. In questo caso, come già potete vedere, se ci muoviamo già di un poco, anche la velocità cambia. Guardate, 4, come potete vedere, già aumenta a 5 km orari, 6 e così via, passo passo. Come potete vedere, anche i dettagli e i colori sono veramente realistici. Vi posso assicurare che anche la camera è molto fluida. Adesso facciamo solamente pochi metri, giusto per stare sicuro nella guida. Come potete vedere, i dettagli sono veramente fatti bene e realistici della camera. Come potete vedere, anche dei piccoli dettagli come il movimento della pianta e così via, un po' di tutto ciò che succede torno, sono veramente realistici. Non solo anche lo spostamento dell'ombra della pianta, ma se fate attenzione anche alle nuvole che si spostano nell'aria. Come potete vedere, sono veramente fatti bene e realistici, veramente al 100%. I colori sono nitidi e belli, puliti e lucenti. Quindi vi posso garantire che veramente questa dashcam è veramente una cosa di eccezionale. Con questo tasto qua possiamo andare a fare la foto dell'immagine di cui stiamo vedendo. Con questo tasto qua invece possiamo andare a vedere la foto che abbiamo appena effettuato. Con questo qua invece possiamo andare a fare un check della camera. Eccomi qua. E vedere se funziona perfettamente. Calibrazione fatta con successo. In più, una volta che clicchiamo qua, possiamo andare a girare, eccola qua, a metterla, vedete, in primo piano tutta la camera. In alto a destra ci dà il satellite che è collegato e qua ci dà la registrazione che sta per avvenire. Per quanto riguarda le altre funzionalità, piano piano con altri aggiornamenti delle nuove funzionalità. Poi in più abbiamo questi due tasti, questo qua di sinistra giustamente che ci orienta la telecamera a sinistra e questo qua invece a destra. Se clicchiamo e teniamo premuto, tra un poco eccomi che compaio io. Guardate, eccoci qua. Per quanto riguarda delle altre applicazioni, piano piano usciranno degli aggiornamenti grafici e di funzionalità che piano piano andranno ad attivare tutte queste funzionalità all'interno della nostra dashcam. Una volta poi che usciamo dalla schermata della registrazione di quello che sta per avvenire, andiamo qui in alto a destra, stessa della dashcam, e clicchiamo in setting. Queste qua sono le impostazioni della nostra dashcam. Possiamo andare a modificare tantissime cose, già per farvi un esempio, dalla cosa più banale del video, la registrazione del video, dalla risoluzione del video, dalla durata dei clip del video, dalla risoluzione HDR, dalla velocità in longitudine e latitudine, dal logo 70mei che esce stesso sulla schermata del video e così tantissime altre funzioni, come farvi un esempio anche gli ADAS e gli altri sistemi che noi possono interessare o differentemente meno interessare e andarlo a modificare. Per il momento c'è solamente, a parte la lingua inglese, tante altre lingue ma non ancora in italiano, che presto arriverà un nuovo aggiornamento stesso di questa applicazione della nostra dashcam, così da uscire anche la lingua in italiano. Ad ogni modo, laddove faccio vedere, io esco dall'applicazione, quindi confermo l'uscita. Tutto c'è quello che sta accadendo, comunque me lo riporto qui in alto a destra, vedete, all'interno del mio quadrante della dashcam. E se non voglio che comunque ad ogni modo esce tutto qua, basta cliccare qua in alto a sinistra e si spegne lo schermetto, vedete? Però comunque continuerà sempre a registrare. In più, come vi dicevo, per quanto riguarda anche le sue funzionalità, oltre ad avere gli ADAS che vanno attivati, ha anche il voice control, che sarebbe l'assistente vocale. In questo caso vi faccio un esempio: se andiamo a dargli un comando, questa volta e comunque per il momento prettamente in inglese, ci dà quello che noi andiamo a dirgli. Vi faccio un esempio: take a photo, e lui farà la foto di quello che in questo caso sta guardando. Vedete che ci ascolta mentre parliamo. Oppure vi faccio un altro esempio: shot right, lui si gira verso destra e registra per 8-10 secondi tutto ciò che accade sul lato destro. Vedete,
e lo salva all'interno della sua memoria. Oppure faccio un altro esempio, in questo caso decidiamo un altro comando, shot inside, e se lo vedete gira e mi vede a me e registra tutto quello che sto facendo all'interno della macchina e poi dopo si riposiziona nuovamente nella sua linea guida, così pronto per la guida. Oppure adesso vi faccio vedere un altro piccolo effetto, take a selfie, e si gira, mi mette in posizione e mi fa la foto, eccola qua. Poi per di più, per andarci a scaricare tutto ciò che è presente all'interno della memoria della nostra dashcam, basta andarla a scollegare, in questo caso, e andarla a smontare stesso lei, andando a girare in questa maniera qua e togliendo la nostra dashcam, eccola qua, vedete? L'andiamo a collegare vicino al nostro computer e in questo caso adesso vi faccio vedere già quello che ha registrato e quello che abbiamo fatto adesso. Dopodiché, una volta effettuato comunque il download di tutti i video che c'è all'interno, delle foto che c'è all'interno della nostra dashcam, nello stesso modo basta trovare il giusto appiglio in questa posizione qua. Come potete vedere, la dashcam entra da sola nella posizione, eccola qua, e la giriamo, eccola qua, visto? Ok ragazzi, e per oggi è tutto, spero avervi detto, fatto vedere tutto ciò che si può fare con questa dashcam veramente del futuro, e poi in più vi faccio vedere tantissime altre cose che piano piano andrò ad attivare sulla mia dashcam, un po' il random di tutto ciò che è della nostra dashcam. Poi piano piano seguirà anche il video del collegamento della dashcam direttamente alla nostra porta possibili e così via, tutti i collegamenti per l'installazione. Come avete potuto vedere è veramente ottima sia per quanto riguarda sia le funzioni di registrazione e sia le funzioni che comunque la dashcam ci permette di fare. Poi piano piano vi faccio vedere tantissime altre funzioni, come a parte per la registrazione 360 l'abbiamo vista, il motion tracking che nel momento in cui qualcuno ci urta vicino alla macchina registra. Semmai la visione notturna stessa della dashcam, qualche sera registreremo di sera e vediamo come si vede. La visione anche tenendo la macchina ferma in un parcheggio che registra tutti i suoi movimenti o di tutto ciò che accade intorno alla macchina. E poi abbiamo visto anche come funziona l'assistente vocale della nostra dashcam. Ad ogni modo, come sempre ragazzi, se avete bisogno di qualsiasi altra cosa o avete qualche domanda da farmi, scrivetelo nei commenti, come sempre sarò sempre lieto di potervi aiutare e di potervi dare tutte le spiegazioni utili per l'utilizzo di questa dashcam. Ho preferito questa rispetto a tantissime altre dashcam, questa qui di 70May, solamente perché ha tantissime funzioni che a me servono, anche tenendo la macchina ferma, che laddove c'è la macchina ferma in un parcheggio comunque c'è sempre il pensiero che qualcuno ci urta avendo la macchina ferma, o qualcuno ci può fare qualche tipo di danno o andandola a urtare in un parcheggio, un'altra macchina o qualsiasi altra cosa. Così con questa dashcam qua posso andare a vedere ciò che succede torno alla mia macchina. Ok ragazzi, spero che anche questo video sia stato utile per un nuovo accessorio per la nostra macchina. Come sempre, se avete bisogno di qualche aiuto o avete qualche domanda, scrivetelo nei commenti, lasciate un bel mi piace se anche questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, che in tantissimi di voi ragazzi, più del 70-80% guardano questi video ma non si iscrivono al canale. Ragazzi, per me è molto importante che voi vi iscrivete al canale, fondamentalmente a voi non vi cambia niente, ma a noi ci date l'opportunità di crescere e far crescere sempre i nostri canali, così come a me, così come tanti altri youtuber. Iscrivetevi ai nostri canali, iscrivetevi specialmente al mio canale in questo caso, così da far crescere sempre di più il mio canale, ok? Vi ripeto, a voi non vi costa niente, ma a noi ci date la possibilità di creare così una community con tutti voi e far crescere sempre il mio canale. Attivate la campanella per essere sempre attivi sui miei nuovi video. E che dire ragazzi, per oggi è tutto, grazie per la visualizzazione di questo canale, al prossimo video, ciao ragazzi, alla prossima.